Finiamo la puntata con la voce di Alice Bobone che ci racconta come Audi dà un impulso particolare all'elettrificazione delle proprie vetture. Audi fornisce un nuovo impulso all'elettrificazione dei suoi sistemi di trazione. Dalla metà del 2017 verranno introdotte nella gamma le trazioni mild hybrid, che con il lancio della prossima generazione della berlina di lusso Audi A8 saranno a bordo nella versione a 48 volte per tutte le motorizzazioni. La nuova tecnologia è adatta per essere abbinata sia ai motori diesel sia ai motori benzina e può abbassare i consumi in modo rilevante. Per esempio, nel caso del motore benzina V6, in misura pari allo 0,7 litri per 100 km secondo il nuovo ciclo di guida europeo. Diversamente dalle altre tecnologie volte all'efficienza con interventi al motore, le trazioni mild hybrid incrementano anche il comfort perché consentono un avanzamento privo di emissioni acustiche in un range di velocità elevato fino a 160 km/h. Audi offre le trazioni MHEV in due varianti. Per i motori 4 cilindri si basano sulla nota rete di bordo a 12 volte, i motori a 6 8 cilindri e gruppi V12 vengono dotati di una nuova rete a 48 volte, che di norma viene concepita come rete di bordo principale. Così finiamo la puntata numero 19 del 2017 di Electric Motor News. L'appuntamento è per la settimana prossima e noi saremo da Berlino con il Berlin e Prix di Formula E, una nuova gara del campionato 2016-2017, nel quale, come ben sapete, Electric Motor News è sempre presente. Questo è tutto per il momento, non ci resta che augurarvi una buona settimana e darvi appuntamento la settimana prossima da Berlino. Grazie, arrivederci.